Queste sono le Kyodan, le scarpe cinesi che avrebbe dovuto utilizzare Kiptung alla maratona di Londra, poi ha svoltato ovviamente sulle Nike. Sono scarpe con la piastra in fibra di carbonio, molto aggressive, con una mescola davvero molto morbida. Le suggerisco per chi fosse single, perché oggi è il giorno dei single, metto qua sotto qualche link di acquisto, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Queste Kyodan, che in cinese vuol dire Jordan, rappresentano una scarpa che nella taglia US 9 pesa 216 grammi, drop 5, 39 mm nel tallone, 34 mm nell'avampiede, struttura barchetta, utilizza una mescola in Pebax, una mega piastra in fibra di carbonio. Queste sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece non ho amato e soprattutto a chi è adatta questa scarpa. Utilizza una tomaia molto, tra virgolette, plasticosa, che comunque è davvero anch'essa traspirante perché è sottilissima nell'avampiede, ha un rinforzo laterale abbastanza significativo, sulla parte mediale ha dei fori importanti, nella parte laterale ha una scritta cinese con su scritto però PV, l'allacciatura è asimmetrica, utilizza i famosi lacci dell'azienda americana più famosa, ossia Nike, che non si slacciano in nessun modo. La linguetta è assolutamente racing, a soffietto, più che a soffietto, è agganciata nella parte laterale interna, ma comunque la linguetta non si sposta in nessun modo. L'allacciatura è assolutamente perfetta, anche perché la struttura del tallone è ben salda, nonostante il tallone stesso comunque si pieghi al suo interno, cosa che consente di utilizzarla anche a chi avesse problemi al calcagno, sapendo che questa scarpa è relativamente stabile perché la struttura della conchiglia si estende lateralmente. Nella parte laterale ci sono dei fori presenti praticamente su tutta la superficie. Questa scarpa ha una calzata abbastanza filante, ma grazie a questa tomaia molto sottile non avrete problemi di allacciatura. Suggerisco comunque lo stesso numero dell'azienda americana da cui questa azienda cinese ha copiato. Credo che lo spazio nell'avampiede sia discreto, sapendo comunque che questa è una scarpa da gara, come anche indicato dall'elemento riflettente sulla parte laterale, dove c'è scritto 42.195 km. Interessante poi notare che nella parte posteriore sul tallone esiste un logo che rappresenta un giocatore di basket, anche se ovviamente non è Jordan, mentre sulla linguetta stessa c'è scritto fondamentalmente Joe. Se la tomaia è buona ma non buonissima, sicuramente invece a livello di mescola questa scarpa eccelle rispetto anche alle scarpe americane. Dal mio punto di vista utilizza una mescola molto molto morbida che si chiama Kung Fu Pro Fantasia, se è veramente nel DNA dei cinesi. Comunque questa mescola è davvero molto reattiva, molto più stabile secondo me, questa è comunque la mia opinione, rispetto ad altre scarpe, però l'ho testata anche chiaramente con tutti i miei sensori. Ho amato il fatto che abbia una quantità importantissima di gomma nell'avampiede che la rende comunque anche piacevole da utilizzare. Nella parte posteriore il tallone è molto sottile, cosa che secondo me è un vantaggio visto che permette un tempo di appoggio inferiore, quindi una propulsione in avanti superiore. Questa scarpa è assolutamente impiegabile grazie anche alla piastra in fibra di carbonio che si chiama Arc Plate a cucchiaio. Nei miei test ha mostrato una reattività incredibile anche grazie al design a barchetta che permette una propulsione in avanti davvero eccezionale. Utilizzando poi il durometro non è chiaro se la mescola abbia una doppia densità, di sicuro nell'avampiede è davvero molto morbida, mentre nel tallone è leggermente più dura, cosa che secondo me facilita la proiezione in avanti e comunque rende la corsa piacevole anche per oltre 30 km. Ho amato abbastanza anche il battistrada che nella parte anteriore ha uno spazio importantissimo, come già detto nella parte posteriore lo spazio è praticamente molto ridotto. Stessa cosa vale per la parte centrale, dove è ben visibile la piastra in fibra di carbonio con un foro molto significativo. Questa gomma è davvero stranissima, è abbastanza durevole,
utilizza degli anellini che vi consentono di gestire al meglio i cambi di direzione. La trazione è buona anche in Vallolona, nella pista ciclabile dove ci sono dei tratti di sentiero. Comunque la scarpa non scivola, con la pioggia forse ho qualche dubbio. D'altro canto, l'appoggio di avampiede correndo molto forte ha creato un piccolo solco che mi fa dire che forse sarebbe meglio utilizzarla soltanto in pista o comunque in strada. Altri due elementi di design che mi sono piaciuti molto: il fatto che la gomma nella parte posteriore sia molto resistente, e in effetti è dove sulla scarpa che ho utilizzato non ho visto nessun segno di usura. Ho amato inoltre il fatto che il tallone sia comunque con un angolo smussato, e questa cosa permette di smorzare al meglio le forze. Scarpa che a livello di design non ha nulla di invidiare rispetto alle scarpe americane. Tra l'altro sarebbe piacevole se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Come tutte le scarpe con la piastra in fibra di carbonio, anche questa è destinata soltanto a podisti amatori con un appoggio neutro. La scarpa sicuramente si muove lateralmente, soprattutto non ha nessun supporto di stabilità, ed inoltre non è possibile sostituire la soletta con dei plantari personalizzati. A livello di ritmi, questa scarpa è adatta fondamentalmente a tutti i ritmi, e forse un po' sprecata per correre lentamente, ma l'appoggio molto morbido consente anche di utilizzarla a 5 al chilometro, sicuramente però dal meglio di sé persino a 3 al chilometro per chi riuscisse a correre a quella velocità, sapendo che la piastra è davvero molto reattiva ed al tempo stesso la schiuma è parecchio morbida. Proprio per questa ragione la scarpa dal meglio di sé sulle lunghe distanze, anche se sappiate che è molto aggressiva, quindi la suggerisco soltanto per correre le mezze maratone o le maratone, oppure i lunghi qualificati che dovreste svolgere prima di correre la maratona stessa. Non la suggerisco invece per corse lente, anche se comunque potrebbe andar bene, perché credo ci siano delle alternative migliori, soprattutto molto meno aggressive. A livello di durata poi penso che questa scarpa possa essere utilizzata almeno per 300-400 km a livello di allenamenti intensi o gare. Forse ha qualche problema strutturale, soprattutto nella tomaia, come vedremo nella parte finale, però penso che 600 km correndo lentamente li potreste fare. Chiaramente poi dipenderà molto dal battistrada, da dove correte. Credo che la piastra tenderà a durare parecchio perché è davvero molto resistente. Non sono chiaramente tutte rose e fiori, sono due gli aspetti negativi da considerare. In primo luogo, sicuramente la tomaia plasticosa potrebbe rompersi. Chiedetelo a Nike, che aveva fatto le Alpha Fly Nature con una tomaia che si è rotta rapidamente. Stessa cosa successa sulla parte laterale di questa Kyodan. Ovviamente non ha nessun impatto sul comportamento in corsa, però non vorrei che questo taglio diventasse un foro profondissimo. Inoltre, a livello di battistrada, ho notato che potrebbe rovinarsi oltremodo, bene ma non benissimo. Sicuramente nelle iterazioni successive migliorerà, però oggi chiaro che la durata di questa scarpa è leggermente inferiore rispetto a quella delle aziende americane. In conclusione, queste Kyodan sicuramente, se le avesse utilizzate Kiptun a Londra, avrebbe fatto il record, così come ha fatto con le Vaporfly. La scarpa è davvero molto reattiva, la mescola è eccezionale, c'è qualche difetto di gioventù legato al fatto che alcuni materiali forse potevano essere migliorabili. Comunque, scarpa dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Io come al solito vado a bermi un coffee e forse anche a dare da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima!